guardi, sto chiamando perché ho un problema con una bambolina. No, 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 non l'ho comprata da voi. In realtà non so nemmeno dove vi trovate. Ho preso questo numero a caso su internet perché mi serviva qualcuno con cui parlare di questo difetto. La mia bambolina ha un difetto! Mi faccia spiegare. Questa bambolina qui ha i capelli rossi e non è quello il difetto. No, 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 no. Questa bambolina qui ha il testone e non è quello il difetto. Non fanno parlare. Allora, un attimo, mi ascolti. Questa bambolina parla. No, 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 non è quel modello lì. No, non è quel modello che tu premi e parla. No, 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 parla sola. Da sola, sì, sì. Non è possibile? Oh sì, io le assicuro che è possibile. Parla. Magari non parlasse. Magari. La marca? Che marca è? Poppy. Marca Poppy. Conosce Poppy? P-O-P-P-Y Poppy. Poppy? No, 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 no. Non sono pazzo. No, le assicuro che io non sono pazzo. No, niente batterie, niente telecomandi. Niente, niente di niente. Eppure parla. Cosa? Pensa che la bambola è pazza come me? Ma io non sono pazzo! Allora lei è pazza? Pronto? Pronto? Mi ha chiuso. È un altro che mi chiude. Sono tutti maleducati questi giocattolari. Vabbè, proviamone un altro. Ci sarà qualcuno che conosce questo giocattolo? Ehi Eric, ma con chi parlavi? Con un tizio maleducato che non risponde a delle semplici domande. Cosa? Ma lo conoscevi questo tizio? Ho preso il suo numero su internet, così, e ho chiamato. E subito ho fatto tante domande. E sai che cosa mi ha detto? Che sono io il maleducato e anche pazzo. Ma ti rendi conto? Già, che strano. Uno sconosciuto che riceve una chiamata da uno sconosciuto come te. Chissà come mai pensa che sei pazzo. Comunque, vieni qua, ehi, vicino, vieni qua, più vicino. Che mi devi dire? Secondo te, Poppy, la bambola, capelli rossi, testone, quella che abbiamo detto, si muove. E io che ne so? Si muove, cammina, nel senso che usa i muscoli per, capito? Non lo so se si muove, non lo so. E allora? Guardiamola, giriamoci, osserviamola bene, vediamo se si muove di qualche millimetro. Si muove o è l'ombra? Sì, sì, Eric, la sto guardando, ma non mi sembra che si muova, almeno non per ora. No, non chiudere gli occhi, non chiudere gli occhi. Magari ma si muove quando tu chiudi gli occhi. Occhi. No, non fatere gli occhi. Devo sbattere le palpebre. Fai come me, fai come me. Comincio a vedere tante lucine piccoline. Mi lacrimano gli occhi. Penso che Eric stia diventando pazzo. Dominique, io penso che si muova. No, non si muove. Sì, sì, l'ho vista, l'hai vista, no, l'hai vista. No, no, calmati, l'hai vista solo tu, non si è mossa. Ha chiuso un occhio, ha chiuso un occhio. Ma non è vero. Ha chiuso un occhio. Le allucinazioni. Ha chiuso un occhio. Davvero, Eric, dovresti calmarti, controllarti. Questa storia ti sta facendo impazzire. Buongiorno ragazzi, io sono Eric e io sono Dominique. E chi siamo? Noi di Lo che siamo di Dirlo. Insieme, sì, insieme. D'insieme, 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 d'insieme. Non perdiamola di vista, ok? Guardiamola. Sì, sì, la sto guardando. Stai guardando? Come sapete, negli ultimi giorni abbiamo trovato degli strani peluche in casa nostra. Non sappiamo come ci siano arrivati o chi ce l'abbia portati. Lei è l'ultima arrivata. Ma c'è anche lei. E poi c'è anche quello blu, Huggy Wuggy. Chissà dove è andato. Anzi, dico bene dove è andato, perché si muovono. Questi pupazzi si muovono da soli. O almeno i primi due si muovevano. Lei ancora non lo abbiamo scoperto. Ma abbiamo scoperto di più. Lei parla. Ha parlato da sola. Non sappiamo come faccia. Non troviamo le batterie, non troviamo telecomandi. Forse sono super tecnologici, oppure sono dei pupazzi cattivi. Qualunque sia, ci deve essere una spiegazione e noi stiamo cercando di scoprirla. Anzi, voi ragazzi lasciate like sotto a questo video se siete curiosi di scoprire la verità su questi peluche e su chi ce li ha portati. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla. Sono sicura che ci riusciremo, ma non devi impazzire per questo, Eric. Ma io non sto impazzendo, perché lo dici? Cos'è quello, un tic? Un tic nervoso? Sono un po' nervoso. Sì, perché? Perché sono nervoso? Allora, sono nervoso perché io l'ho osservata a lungo. Osservato chi? Poppy! Da quando mi sono svegliato, e io mi sono svegliato molto presto per guardarla. Io non mi sveglio mai così presto, eppure oggi mi sono svegliato presto. Chissà okay, come okay, mai? Ok, datti una calmata, Eric. Sai che cosa ho scoperto? Sai che cosa ho scoperto? Cosa ho scoperto? Niente. Niente? Niente. Niente.
Però ci sono progressi. Non è vero, non ci sono. Ok, calmati Eric, fammi capire. Tu mi stai dicendo che ti sei svegliato stamattina presto? Alle 4! 4:30 e 35 secondi. Ho staccato la prima sveglia. Ok. Non è vero, era la seconda. Ok, va bene, ti sei svegliato presto? Molto presto! Alle 4:30. Dammi una calmata, zitto! Fammi parlare! Ok, scusa. Ti sei svegliato presto per venire qui a guardarla, a fissarla solo per scoprire se si muove? E ovviamente non hai scoperto niente. Sì, esatto, mi sono svegliato alle 4:30, 35 secondi. Non ho scoperto niente. Sì, ma continuerò a guardarla, non preoccuparti, scoprirò qualcosa prima o poi. Tutto il giorno la guarderò e io scoprirò finalmente se parla, perché si muove, perché parla. Forse dovresti smettere prima di impazzire del tutto. Domani voglio svegliarmi alle 4:30, 35 secondi. Eric, io avrei un'idea migliore. Svegliarti con me alle 4:30, 35 secondi. No, non mi sveglierò con te presto. Alle 4:30, 35 secondi. Qual è l'idea? Ma non hai pensato che abbiamo delle telecamere nascoste? E quindi? Cosa c'entra, Dominique? Cosa c'entra? Non ti ricordi? Le abbiamo usate più volte per guardare, spiare qualcuno o qualcosa in casa nostra. Basta posizionarle in ogni stanza della casa e poi guardiamo quello che succede al computer. Facile, no? Oh, Dominique, non farmi perdere tempo con le tue storie. Io devo controllare Poppy. Prima che si muove io non la vedo. Io non capisco che cosa c'entra quello che mi stai dicendo. Ma svegliati Eric! Sto dicendo che non serve che stai qui a guardarla. Mettiamo delle telecamere, no? Le telecamere la guarderanno per te. Giusto. Quindi vuoi dire che mi sono svegliata alle 4:30, 35 secondi inutilmente? Perché potevo semplicemente guardare le telecamere? Oh, non ci avevo pensato. È intelligente questa cosa, davvero molto. Perché non me l'hai detto prima? Tu non me l'avevi chiesto? Ma adesso mettiamo queste telecamere o no? Dai! Sì. Mi sembra un'idea perfetta. Perfetto. Mettiamole in tutta la casa e vedremo e sentiremo che cosa dice e cosa fa Poppy. Sì, è un piano perfetto! Così finalmente posso chiudere gli occhi. Sì, puoi chiuderli. Bene, eccoci, telecamere piazzate. Noi siamo in un'altra stanza, nascosti. Abbiamo il computer con noi e guarderemo tutto. I pupazzi, rimanendo da soli, sicuramente faranno qualcosa. Eccola lì, c'è Poppy sul divano dove l'abbiamo lasciata. Ma si è mossa oppure no? Ma no, è ferma, non la vedi, è ferma. Mm-hmm, ma adesso guardiamo. Nel frattempo lì c'è Kissy. E Oogie invece? Non l'hai visto, era al piano di sotto, aspetta. Cambiamo telecamera? Lo vedo, eccolo. Sta comodo sul divano. Ma ce l'hai messo tu sul divano? No. Ah, bene. Tutto procede normalmente. Questi pupazzi sembrano pupazzi, dei pupazzi normali. Sono in tre posti diversi, quindi teniamoli d'occhio. Un po' con l'uno. Che c'è? Non si muovono e io mi sono svegliato molto presto, alle 4:30, 35 secondi. Ok, concentrati adesso. La sveglia faceva ding 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 ding. Eric, concentrazione. La sento ancora. È completamente impazzito. Chi? Tu. Oogie. Non sta succedendo niente. Perché non succede niente? Ero sicuro che sarebbe successa qualcosa. Eric, guarda, vieni. Che si mise? Non c'è più, dove è andata? Era là! Era sulla scrivania e adesso è vuota! Controlliamo le altre telecamere. Cosa ci fa lì? Oh, mi hai distratto e non mi hai fatto vedere quando si è mossa! Fai male. Rimaniamo concentrati. Lo sapevo io. Si è mossa, ragazzi! Kissy Missy è andata a mettersi accanto a Poppy. Perché lo ha fatto? Non lo so, però lo sapevamo che Kissy si muoveva. Già, dobbiamo scoprire se anche Poppy si muove. Adesso che sono vicini, forse faranno qualcosa. Niente, sono fermi. Non si muovono. Beh, vediamo cosa fa Huggy. È scomparsa anche lui! Dove è andato? Aspetta! Cosa? Anche lui! Adesso sono un trio! Non posso crederci! Mentre guardavamo le telecamere del piano di sopra, lui si è mosso! Ma perché? Perché adesso sono tutti e tre insieme? Si sono riuniti! Sembra che stiano facendo una riunione! Forse stanno facendo quei discorsi da parco. Magari sono semplicemente degli amici che dicono: ehi tu, come va, peluche? Ma sono dei peluche! Non dovrebbero
fare così, lo capisci? Tutto ok, sono un po' impolverato, okay, non mi puliscono da un po'. Stiamo a guardare. Però non abbiamo scoperto nulla di nuovo. Sapevamo che Kissy e Ughi si muovessero. Ci sarà un motivo se si sono messi tutti lì. E invece Poppy non fa nulla. Se ne stanno lì, fermi. Neanche parlano. Che strani. Abbiamo l'audio. Sì, sì, ma non si sente niente. Se parlassero si sentirebbe. Penso di sì. Cosa hanno intenzione di fare? Forse stanno tramando un piano cattivo contro di noi. Forse vogliono impossessarsi della nostra casa e buttarci fuori. Ma forse vogliono costringerci a vivere in giardino. Io non voglio vivere in giardino. Magari in estate, ma in inverno no. Non succederà niente di tutto questo. Smettila. Dominique. Guarda. Si muove. Hai ragione. Si è mossa. Allora non parla solamente. Si muove. Oppure un messaggio in codice per Kissy e Ughi. È un po' scoordinata. Sembra che si stia muovendo senza senso. Aspetta, guardala. Forse ci sta dando un messaggio. Ma che sta facendo? Si muove. Ma dove vuole andare? Evviva! Hai sentito? Ha parlato. E non in codice. Ha parlato. Era italiano. Continuiamo a ascoltare. Dubbio, si muove e parla. Sì, ma evviva che? Non lo so, sembra contento. Ma e poi evviva, tipo quando segna la squadra di calcio? O evviva, lei evviva, tipo evviva. Shh, fai silenzio, Eric. Shh. Siamo perfetti insieme. Oh, che carina. Carina? È spaventoso. Beh, in effetti sì, è spaventoso che parli da sola. Però non ha detto niente di cattivo. Dove va adesso? Ma che fa? Se ne va? Dove va? Si sta nascondendo? Se n'è andata. Se n'è andata e li ha lasciati da soli. Non c'è più. Oh, aspetta. Guardiamo le altre telecamere. Sarà andata forse da qualche parte. Qui non c'è? Qui nemmeno. Non la vedo. Eccola! È sulla spalliera del divano. E si muove. Sta ballando? Non lo so, cammina. Va avanti e indietro. Forse sta pensando. Sta pensando a un piano malvagio. E vuole anche il giardino. Ci butterà fuori per strada. C'è freddo in inverno. Non voglio vivere per strada, Dominique. Non voglio. Altrimenti se parla non la sentiamo. Continuiamo a guardare. Oh, fermi! Ci stanno spiando! Cosa? Oh, oh! Ci ha scoperti! Com'è possibile? Ha visto la telecamera. Ma è una bambola! Visto, è incredibile! Sono soltanto dei pupazzi! Come fanno a fare tutte queste cose? E soprattutto come ha fatto a sapere che noi li stavamo guardando dalla telecamera! E non appena se ne è accorta, puff, si sono buttati! Facendo finta di essere dei pupazzi che non si muovono, ma noi ormai li abbiamo visti. Questa situazione diventa sempre più strana. Cosa facciamo adesso? Non lo so, ma di sicuro abbiamo fatto delle scoperte importanti. È chiaro, questi tre peluche sono tutti strani. Sono delle specie di robot. Sono super tecnologici. Ma perché sono qui? Chi ce li ha portati e perché? Andiamo a dare un'occhiata. Eccoli qua. Io lo so cosa hanno fatto. Io lo so, l'ho visto. Sì, l'abbiamo visto tutti. Guardali, se ne stanno lì, fanno finta di niente. Ma Kissy Missy, da dove è caduta? Era arrampicata da qualche parte? Ma che ne so. Cosa facciamo? Mi fanno sempre più paura questi. Non lo so, ragazzi, secondo voi che cosa dobbiamo fare dopo quello che abbiamo scoperto? Come facciamo a scoprire davvero da dove arrivano questi strani peluche? O forse dovrei chiamarli robot? A quanto pare non vogliono che lo scopriamo. Hanno forse qualche segreto da nascondere? Hanno qualche piano malvagio da compiere. D'insieme, 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 d'insieme.